Eccoci qua, è arrivato il momento di lasciare questo splendido spot vista al lago di Saint Croix. Adesso ci dirigiamo a fare la spesa, a scaricare, a caricare l'acqua e poi andiamo in cerca di un altro spot. La batteria sta all'80%, è partito lo Sterling Power che vedete butta dentro 54 ampere. Adesso questione di un'oretta, secondo me la batteria è carica, un'oretta di viaggio. Ok, usciamo da questo spottino. Mi spiace quasi lasciarlo però. Non lo so, forse qualcosa in bagno. Vado, guarda i pannelli ora, 230 watt. 265, 250. Dai! Questo ride, intanto tutta la roba che cade, tanto non si spacca mai niente. Poi però quando si spacca ride. Piango. È una cosa in bilico. In bilico, tra santi e falsi dei. Dai, vai, non fare più. Io non vado più dietro, se succede qualcosa sono cazzi tuoi, vai tu. Tu stai sì, andando, ma sai dove andare? Certo. Perfetto, allora vai. Avresti mica voglia di dirmi dove andare. Ah, vabbè. Perfetto. Verso Cannes. Perché stiamo andando verso Cannes? Perché abbiamo trovato la soluzione per farci arrivare il drone. Fortunatamente ci ha scritto uno che ci segue. Praticamente sua mamma viene a Cannes per le vacanze e parte proprio da Boves. E quindi ho mandato mio fratello a recuperare il drone usato. Lo porta la signora che viene a Cannes giovedì. Quindi ci spostiamo verso la parte di Cannes, Fréjus, quella parte lì. Abbiamo un po' di punti da vedere lì. E poi giovedì, ciao. Giovedì andiamo a prendere il drone fortunatamente e possiamo ripartire. Partire puntando verso i Pirenei. Comunque c'è una cosa da dire e dare merito alla Francia e ai francesi: le strade sono tutte bellissime. Non abbiamo ancora trovato una strada brutta, cosa che invece purtroppo in Italia ogni tanto è successo e succede. Quindi chapeau. L'unica pecca invece sono i francesi che guidano sempre in mezzo alla strada. Che altro guidano metà nell'altra corsia, metà nella corsia opposta, quindi boh, guarda che figo. Bella, siamo sempre noi quelli che ci dobbiamo fare la retro e far passare gli altri. Pur essendo tre volte gli altri. Che io dico, vedo che dall'altra parte uno col camper o una macchinina piccola, cosa mi costa fare la retro e mettermi in uno spiazzo? È anche molto più semplice. Invece no, siamo sempre noi a doverla fare. Che poi per carità, va bene, però è il gesto, no? Sono quelle piccole cose. Comunque oggi è la giornata del refill, perché dobbiamo anche fare gasolio e mettere il liquido per i vetri, perché ho provato a pulire adesso il vetro ma è finito. Quindi oggi è la giornata del refill. Abbiamo trovato la pompa di benzina, anzi gasolio, a 1,44, quindi facciamo il pieno visto che siamo quasi in riserva. La spesa? Let's go. Carrello? Carrello là. Intermarché. Là ci sono le bombole, però sono con l'attacco diverso. Ma non ci servono, siamo pieni. No. Cosa hai da dire a tuo riguardo? Sto male, raga. Ragazzi, è tutto super caro qua in Francia. Carissimo! Macchie, poi non stai a mangiare! Che bombo! Oh dai! Ho scritto che sono 80-100 km massimo! Una penna! Passami la roba che io carico nel frigo! Sto un attimo male! Perché? Perché fa caldo! E perché so già che non ci sta tutta la roba! Allora vado a prendere la borsa! Mio Dio, è stata un'esperienza abbastanza mistica. Sei contenta? No. Come no, mi ha fatto la spesa? Sì, sì, mi ha speso 8 volte che in Italia per prendere cose più schifose. Però ci sta. Mi ha fatto impressione perché a un certo punto abbiamo visto un frigo made in Italy. Prosciutto crudo, confezionato, 10 fette, 7,50 euro. Cose che da me paghi 2-3 euro massimo, incredibile. Mangiano veramente male qui in Francia. Sì. Comunque. La cosa che più mi ha fatto schifo è vedere i tubetti di latte, quelli tipo condensato. La maionese. Condensato. Comunque abbiamo trovato uno scarico qua per i camper, però chiedono 3 euro. Adesso Veronikita Maps mi ha detto che qui vicino ce n'è uno gratuito, quindi andiamo a vedere. Davide. Gasolio più cibo, 160 euro così. Vabbè, è già passata una settimana. Sta. Segna solo tutto sull'app che poi facciamo un
resoconto finale. Chiederei gentilmente se puoi iniziare a dire destra e sinistra e non di qua e di là, ok? Tu devi capirmi. Possibilmente in modo corretto, tipo qua dove di devo là, andare. Di là, sinistra. Amen. È giusto. Sì. Salerno. Hai voglia di guardare destra, per favore? No, c'è una macchina. Ok. Dove basta? Vado. Stiamo andando alla Terra Rossa, al Museo della Ceramica, a scaricare il cesso. Perfetto. Non vai al museo a scaricare il cesso, però... Vicino. Tanto col disgregante profuma, quindi possiamo anche scaricarlo al museo. Ed è pure biodegradabile, quindi... Magari ci fanno un vaso per la tua merda. Hai visto quante pesche ho comprato? No. Poi le ho messe tutte là nella rete, così ho detto, mentre vado avanti, ballano e me le ammappo tutte, così poi domani sono tutte a buttare. Salerno. Salerno en Provence. No! Facendo la doccia. Pesati. Allora, Veronichitta aveva ragione ancora una volta. Eccola lì, l'era di scarico. Adesso ci sono dei ragazzi con lo sprinter. Con anche l'acqua. Top. Cosa vuoi di più? L'ombra? C'è! Ciao! Wow, subito coccoline! Subito così le coccoline! Ma ciao! Come ti chiami? Ti chiamerai cagnolino simpatico dal colore come Cherie. Ciao ciao ciao. Ciao ciao ciao. E intanto Bigoz. Vieni più avanti. Vai ancora. Ok. Che top. Tac. Fontanella. Con un attacco... Veramente, rendono la vita veramente difficile sti francesi. Cioè uno deve stare tutto il tempo con la mano a pigiare sto coso. Questo è per il cesso, infatti c'è una puzza non vera. Prego, faccia sentire. No. Vai a profumare tutta l'area di scarico. Ragazzi, so che non è una scena bellissima, però è anche questo. Va, va. No, molto peggio le altre volte, dai. Neanche così tanto. Bye guys, thank you. Ti sei la porta del bagno. Sì. A momento, dove vai? A momento. Dove vai? Tu parti ma non sai dove andare, io però odio parti. Quando fai così. Io sono su da Mars. Andiamo a fare un bagno. Sì, ti prego. Andiamo alla cascata. Dai, 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 dai. Ho una fame del diavolo. 10 minuti solo? Sì. Top. Destra o sinistra? Di là. Perfetto. Ora parto e dici, ah no, 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 dall'altra, scusami. E infatti. Vero? Sì. Sto male. Mi giro a chi? Ah, oh, che bello, un po' d'arietta nella schiena. Ah, ci serve buttare la spazzatura o no? No? No. Devo stare tutto dritto perché ho la schiena tutta sudata e non posso appoggiarmi nella sedia. 35 gradi, ragazzi. 35 gradi. Veronichitta sta da Dio. Io su da Mars. Guarda qua dietro. Intanto, dopo un'ora di viaggio circa, la batteria è al 100%. I pannelli stanno rendendo, ma quello che ha fatto la differenza è ovviamente lo Starling Power sotto il mio culetto. Non sono stato le grandi corse. Sto male. Basta laghi però, che palle. Manco fossimo in Svezia. Ecco quello che continuo a dire io. Basta laghi, basta. Siamo in Provence. Provence, le plaine de lac. Tradotto è pieno di laghi. Non si era capito in effetti. Gattolino d'obbligo. Portiamo un po' d'Italia in questa Francia. Buon appetit. E lo Scottex vola, come sempre. Le palle! Wow! Hai più cavi che anni. Attenzione, evento eccezionale, Veronichitta tu parte con la cintura. Di nuovo, hai acceso la macchina, stai per partire, ma non sai dove vai. E poi niente, arrivi per andare nel massif delle Starelle e trovi lui. Oh mio Dio!
Guarda quanti. Ciao ragazzi. Volete venire con noi? Ciao. Con Bigot? Ciao. Ciao ciao. Pazzesco. Ma poi liberi così a bordo strada, super tranquilli. Si vede che qua non passano tante macchine, loro sono a casa. Oggi mi godo il mio espresso qua, nel massiccio dell'Esterel. Questo posto è veramente fighissimo. È tutto verde e arancione, sembra di essere nel paese dei Flintstone. Però non c'è una casa, è tutto natura, solo natura. E la cosa che ci fa strano è che siamo arrivati in questo parcheggio qua, di terra rossa, e non c'è nessuno, ma nessuno. L'unica cosa che abbiamo letto è sotto c'era un cartello con scritto che la strada era interditta, il traffico interditto dalle 9 di sera alle 6 del mattino. Però ora sono le 6 e mezza, quindi abbiamo ancora un'oretta e mezza, due, per riuscire a fare qualche scatto. Questa inquadratura a me piace un sacco, però dobbiamo aspettare che la luce sia migliore. Il sole è ancora lassù, aspetto che scenda quasi verso l'orizzonte, poi dovrebbe illuminare il massiccio qui dietro e riusciamo a fare una foto a Bigods. La cosa che mi fa strana è che veramente non ci sia nessuno, è meraviglioso qua, ma veramente figo. Guardate là che strada, fighissima. Ovviamente io mi sto mangiando le mani per non avere il drone in questo posto, perché sarebbe veramente figo. Ma arriverà molto presto, molto molto presto. Ma tu l'hai bevuto il caffettino? Non lo vuoi? Sì. Stiamo salendo, stiamo cercando di raggiungere il punto panoramico. È fighissima sta strada, veramente figa. Siamo sul massiccio dell'Esterel ed è veramente tutto rosso. Madò, casato. Madò, casatissimo. È veramente strafiga sta strada. Mi sta venendo male al cuore fare sta strada senza il drone. Non avete un'idea. Non avete un'idea. Tanto avrei dovuto pilotarlo io. Poi fatta il tramonto così. Sì, oggi non c'è un tramonto epico. No, però anche questo è un bel posticino. Vai un attimo. Dormiamo qua stasera? Non si può, perché abbiamo visto che c'è un cartello all'inizio di questa strada lunghissima che dice che c'è il divieto di accesso dalle 9 alle 7 del mattino. Quindi sarebbe veramente fighissimo poter rimanere qui a dormire, ma facciamo i giudiziosi. Brava. Ti faccio vedere la vista che c'è di qua. Se frena a mano tiene. Non ti avrò più. Ci sono tutte le strade chiuse, quindi mi sa che dobbiamo tornare giù dalla strada. Sta mettendo piovere, quindi magari l'arcobaleno si fa vivo, ma laggiù comunque là, bloccata qua, bloccata là, bloccata laggiù in fondo, e quindi mi sa che l'unica è tornare giù da dove siamo partiti, amore. Sì. C'è arrivato. Ok, noi siamo arrivati di lì, ora andiamo giù di qua. Ho delle pische. Che luce laggiù! Importante che non mi prendi sotto dei cinghialetti. Buca buca. Oh, che bello. Provi. Dobbiamo tornare a fare quella foto là, amore, lo sai?
sono poveri. Sto male, raga, sto male! Ma che luce c'è! Sto malissimo. Veronichita, on fire! On fire! Bello, amore? E qua. Incredibile. Vai, vai, vai. Torniamo nello spot di prima per la foto. Dai! Madonna. Hai tipo 5 minuti. Forse neanche. E allora sbrigati. Sensazionale. Vabbè, con tutto rosso, tutto così figo, è ancora più bello. Che per oggi siamo stati super fortunati col tramonto, quindi mi accontento anche di uno spot umile per la notte. Io non mi accontento di uno spot, però questo è uno spot umile. Hai visto ora Nikita dove ti porta? Che bello. Non sto sentendo arrivare alle boulevard de la plage. Entre 4 minuti nous sommes à Cannes. À la votre droite, à la plage des nudistes et poco più avanti. Poco più avanti e poco più sopra una bellissima luna. Allora, bello sto faretto qua che spucca tra le palme. È un giocattolo? È una casa. Vabbè. Ci sta, c'è gente che ha il cane da guardia e c'è gente che ha il faro. Raga, è tutto pieno di gente. Guardate questi cosa hanno sopra. Lo sprinter, che gasati. Altro che tetto a soffietto. Tende con vista. E niente, quindi o ci mettiamo là. No, non abbiamo un posto. No, dico ci mettiamo lì, però senza vista. No, andiamo in quel posto. Andiamo in quello di prima. Sì.